Gennaro, ascoltami, concentrati. È tua moglie che ti parla, sei concentrato? Generale d'armata, dimmi. Dove sei? Dove sono? Sto tornando a casa, in taxi. Bravo, hai preso le candeline? Sì, ho ritirato anche i confetti, rosa rosa. Bravo, adesso vai a prendere le olive. Le olive? Ma niente di meno, abbiamo preso quel po' di catering, c'è bisogno delle olive. Mi piacciono le olive di Don Vincenzo, che ci metti? Prendi la tangenziale, arrivi a capo di punta e trovi a Don Vincenzo. Quante ne prendo? 12 kg. Un uomo per bene è un uomo mite, più che altro, un uomo che paga le tasse, vorrebbe vivere in maniera tranquilla tutto qui, però in realtà forse è impossibile, perché la cosa più fragile credo nella società attuale sia proprio l'etica. È come se tutti volessimo salire socialmente, ma molti che hanno la possibilità di esprimere le proprie passioni, la propria salute, potrebbero essere contenti, ma non lo sono, e questo è sbagliato. Io sono troppo eccitata. Calma, è una festa dei 18 anni. La vuoi vedere? Io non la vedo in camera da letto, non so da quanto tempo, ma avevo favore in cocotta, grazie, con tutta questa gente. Ma di che stai parlando? Perché di che parli tu? Della pomponiera. Complimenti per l'autostima. Il mio personaggio è un uomo che invece è contento. È contento, però pian piano si accorge che la moglie invece ha fame di... È una Madame Bovary proprio dei poverissimi, perché anche mi fa spendere un sacco di soldi, fa degli inviti, lei addirittura scrittura James Senese, il musicista, ma non sa nemmeno chi sia. Vuole un babà? È morto, papà! La festa col morto non si può fare. Per me la festa è una questione di vita o di morte! Finirei, ammazzo, ma ammazzo pure, eh! Dopo ogni brutta notizia arriva sempre quella buona. Mia figlia è capricciosissima, ma giustamente con quell'esempio. Poi c'è comunque questo lutto, perché su questa festa incombe sì, questo. Sì, perché un'ora e mezzo prima della festa, così ben preparata, così a lungo preparata, così spesa, muore l'inquilino del pianeta sottotale Giovanni Scamardella, 92enne. E dalla compassione per il vecchio, che è morto, povero vecchio, in fondo non ha dato fastidio a nessuno, si passa pian piano all'odio. Mia moglie comincia a dire: ma come mai è morto proprio oggi? E dico: ma come mai? Mica l'ha fatta apposta. E mia moglie dice: no, io ci ho pensato, l'ha fatta per dispetto. Il morto non deve morire oggi. Se c'è un morto nei paraggi io scappo come una lepre. Il morto deve morire domani. La festa è ormai organizzata, se deve fare, abbiamo invitato l'assessore, i giornalisti, che facciamo? Non facciamo la festa, la festa sa da fare, la festa sa da fare a tutti i costi. Ma io dico: ma rimandiamola di un paio di giorni? Non si può, le bomboniere, abbiamo fatto le bomboniere, la bomboniere di Cardellino. Esatto. La festa non si può rimandare, voi solo di pizzetta avete speso un patrimonio. Ma che patrimonio, per 400-500 euro? 6.700 euro di pizzetta, ci siamo comprati pure la pizzeria. La napoletanità, che in questo film c'è tantissimo, insomma, che cos'è? Perché piace tanto al pubblico? La napoletanità può essere un fenomeno oppure un sentimento profondo. Quando è un fenomeno è qualcosa che ha a che vedere con i luoghi comuni, con i pregiudizi, ed è qualcosa di carnevalesco che a me non piace. Quando è cultura, senza offesa per nessuno, ma arriviamo dalla Grecia, quindi si parla di tanto, tanto, tanto.